Ah, anche Angelo, perfetto, benissimo. Buonasera a tutti e tutte, direi che ci siamo e possiamo dare inizio alla terza commissione. Cominciamo con il nostro ordine del giorno, che comprende essenzialmente due punti, di cui l'ultimo poi un varie ed eventuali. E possiamo cominciare subito col primo, quote di partecipazione ASP Pianura Est, conferimento ad Unione Terre di Pianura. E direi che do la parola all'assessore vice sindaco Giuliana Bertagnoni. Giuliana, non ti sentiamo. Hai ancora il microfono spento. Così va bene? Perfetto. Ok, grazie, buonasera. Dunque, sì, gli atti che approviamo, insomma, che andiamo ad approvare poi in consiglio comunale, ovviamente sono molto tecnici, quindi, insomma, adesso magari sulle parti più tecniche può forse introdurre anche Stefania, comunque posso farlo anch'io, non è un problema. Poi dopo magari insomma su invece la locazione in quanto tale, poi magari intervengo anch'io, interviene il sindaco, ecco, magari sulla parte più tecnica, Stefania, se vuoi tu, visto che insomma gli atti sono da una parte il conferimento ad ASP della casa albergo e dall'altra il conferimento delle quote da Granarolo, dal comune Granarolo a Terre di Pianura. In un caso, quindi la delibera, insomma, quella del conferimento del servizio di gestione della casa albergo passa, cioè viene conferito ad ASP con atto, insomma, a fine anno e magari sui dettagli tecnici, appunto, lascio la parola a Stefania, poi insomma io e il sindaco interveniamo sugli aspetti più politici dell'operazione, mentre invece le quote ASP, comunque essendo noi con i servizi conferiti in Terre di Pianura, la quota del 3 qualcosa per cento che abbiamo di ASP la trasferiamo insomma in Terre di Pianura perché d'ora in poi sarà Terre di Pianura ad avere insomma il contatto diretto con ASP e entrare a far parte, come già fa, insomma, dell'Assemblea dei Soci. Prego, Stefania. Buonasera a tutti. Allora, provo ad introdurre brevemente, i due temi. Allora, il primo tema è quello del trasferimento delle quote, di partecipazione ad ASP da parte del Comune di Granarolo all'Unione Terre di Pianura. Il Comune di Granarolo è socio dell'ASP. Quindi, in virtù, di questa, diciamo, partecipazione, e ogni anno deve inserire diciamo, deve redigere il bilancio consolidato prevedendo la quota di partecipazione appunto all'ASP. A seguito del conferimento dei servizi all'Unione Terre di Pianura, dei servizi sociali all'Unione Terre di Pianura, è l'Unione che in questo momento sta tenendo tutti i rapporti con ASP e proprio in virtù di questa cosa si è ritenuto che tutti i comuni facenti parte dell'Unione, quindi non solo il comune di Granarolo, ma anche gli altri tre enti, trasferissero le quote di partecipazione in ASP all'Unione Terre di Pianura stessa, che quindi dal 1 gennaio 2023 diventerà il socio diciamo al posto dei quattro comuni. Detenendo la sommatoria delle quote di partecipazione di ogni singolo comune. Per quanto riguarda il comune di Granarolo, questa quota è il 3,56%. A seguito di questo conferimento, quindi sarà l'Unione Terre di Pianura che prevederà nel proprio bilancio consolidato la partecipazione all'ASP e non più il comune di Granarolo. Mi fermerei qui sulla descrizione della delibera. Ditemi voi se preferite che tratti già anche l'altro tema oppure se lo volete fare in un momento successivo. Facciamoli separati in modo tale che così chiudiamo prima un atto, poi dopo. Si prenota il consigliere Giuseppe Minissale.
Grazie Presidente. Io, siccome l'assessore Bertagnoni parlava di parte politica, vorrei ascoltare anche la parte politica prima di fare il mio intervento. Grazie. Su questo non mi pare che ci sia grandi questioni da dire. Cioè. Sì, magari alla fine, allora a questo punto, se non ci sono domande su questo, magari possiamo, non lo so, procedere e poi dopo fare una discussione unica se non avete domande su questo aspetto in particolare. No, aspetta, finiamo prima questa delibera perché poi dopo passiamo alla delibera invece del conferimento, quindi vediamo se ha delle domande o meno. Sì. Ho una domanda da fare, al di là che avete spiegato il passaggio, ci liberiamo, diciamo, della partecipata e la conferiamo come tutte le altre cose che abbiamo fatto fino ad oggi all'Unione. Quindi io deduco che noi come minoranza non avremo più neanche la possibilità di controllare, perché si parla che il bilancio consolidato sarà in capo all'Unione, cioè da noi non passerà più niente e quindi non potremo neanche controllare quello che succede, diciamo, a livello economico in questa partecipata. Penso che si tratti solo di questa partecipata, a meno che non pensate di dare tutte le partecipate che abbiamo, perlomeno ditemelo e così capiamo già le intenzioni politiche che ci sono un po' meglio. Grazie. Lascio la parola al sindaco. La delibera è scritta in italiano ed è scritta bene, mi pare anche, e prevede il passaggio delle quote di ASP dal comune all'Unione. Peraltro stiamo parlando non di una società privata, stiamo parlando di un'azienda pubblica che è anche un'azienda particolare e quindi le quote di partecipazione sono un aspetto particolare e caratteristico rispetto alla tipologia di attività che viene svolta e quant'altro. È la logica conseguenza, avendo conferito il servizio dell'area del welfare all'interno dell'Unione, è la logica conseguenza, come è avvenuto nelle altre unioni che hanno conferito il servizio in Unione, e le quote dell'ASP che erano in capo ai singoli comuni sono stati conferiti nell'ambito dell'Unione. Chiaramente i controlli dal punto di vista formale devono essere fatti e sono fatti nell'ambito di quello che è il Consiglio dell'Unione. Quindi nel momento in cui nel bilancio 2023 e quindi consuntivo del bilancio 2023, ovvero primavera del 2024, sarà l'Unione che avrà, come diceva prima la dottoressa Raffini, che avrà nel proprio bilancio consolidato l'ASP e quindi sarà nella sede del Consiglio dell'Unione il confronto e l'analisi rispetto all'andamento dell'attività dell'ASP. Questo sotto il profilo di carattere formale. Sotto il profilo di carattere sostanziale, io proverei anche ad uscire da questa oramai storia che si sta ripetendo ogni volta. Mi pare, consigliere Minisale, che indipendentemente da chi è la competenza dal punto di vista se sia il comune o se sia l'Unione, su tutti gli atti anche che hanno riguardato materia che è dell'Unione ma che riguardano Granarolo, nella quale i consiglieri hanno chiesto di discutere in commissione e di essere messi a conoscenza, di confrontarsi, non mi pare che sia mai stato negato questo principio e questa azione, e non mi pare che sia mai stato negato nessun momento di discussione e di confronto su tutto, l'abbiamo fatto su tutta la materia che ha riguardato il tema degli educatori scolastici e tutta la parte che riguarda la scuola,
e credo che obiettivamente con la stessa logica e con la stessa razionalità avviene su questa e avverrà su questa materia. Nessuno ha mai negato il confronto. Lei ha chiesto delle commissioni, ha fatto delle domande, la dottoressa Raffini assieme agli altri sono venuti in commissione consigliare su una materia che è di competenza dell'Unione e hanno discusso e confrontato con la commissione consigliare del Comune di Granarolo nel merito delle questioni. Cioè, non capisco questo continuare questa storia rispetto al fatto che non c'è più il controllo da parte delle minoranze, non c'è più, a parte che le minoranze ci sono all'interno dell'Unione, quindi c'è un rappresentante della minoranza del Comune di Granarolo all'interno del Consiglio dell'Unione, come è previsto per tutti quanti, quindi non vedo tutto questo tipo di problema. Poi si può essere d'accordo o meno sulla scelta, e questo oramai l'abbiamo chiaro. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, che è quella di conferire una serie di servizi in Unione e di potenziare la struttura dell'Unione. Lei, consigliere Minisale, e parlo per lei in questo momento, sugli altri non mi esprimo, lei non è d'accordo, assolutamente legittima da questo punto di vista la posizione, però ogni volta si introduca il tema che non si ha più il controllo, non si conosce, non si fa, cioè non le è mai stato negato nulla dal punto di vista della conoscenza delle informazioni e del confronto e della discussione in commissione, quindi veda lei. Se posso, Presidente, se non mi dà la parola. Sì, assolutamente, avevo il microfono disattivato anch'io. Grazie, scusi. Beh, insomma, lei, sindaco, parla di una serie di servizi. Lei ha svuotato il comune, non una serie di servizi. Comunque le chiederei di portare rispetto ai commissari. Io porgo le mie domande e lei con la dovuta educazione dovrebbe rispondermi. È inutile ogni volta dire le battutine, è scritto in italiano. Io so bene che è scritto in italiano. È per questo che le porgo le mie domande, perché probabilmente in questo italiano mancano le risposte che io vorrei. Le ridico anche che comunque è inutile che dici delle falsità. Lei o lei o i suoi presidenti delle commissioni mi hanno negato ben due volte una riunione di commissione, perciò lasci perdere che date tutto quello che uno chiede, perché non è così, e le prove io le ho, perché lei sa bene che le pubblico anche le cose, perciò sa benissimo, le può andare a vedere tranquillamente. Anche in questa commissione io l'avevo chiesta già da tempo, però non mi è stata data, di conseguenza adesso poi l'avete dovuta dare, perché c'è il passaggio quasi obbligatorio e ci volete comunque come sempre raccontare delle frottole. Ci stiamo svuotando, questo è l'ultimo atto, perché questo è l'ultimo atto che facciamo in questo comune, perché credo che nel territorio non ci sia nient'altro da portare al di fuori, da portare in un ente terzo, cioè un ente che noi non riusciamo a gestire, perché in realtà noi non abbiamo nessuna... Sì, certo, c'è un consiglio che devo dire che comunque solitamente questi consigli, per quello che mi dicono, è quello che per qualche volta ho assistito, consigli che durano pochissimo e non si discute quasi niente, di conseguenza questo poi mi interessa molto poco, perché io sono consigliere nel comune di Granarolo, i cittadini mi hanno dato il voto nel comune di Granarolo e per questo comune mi devo battere, perciò lasci perdere, che lei può anche dire come sempre dite disco rotto o non disco rotto, io sarò sempre un disco rotto, perché questo disco rotto fino alla fine vi dirà quello che, secondo il mio punto di vista, quello che le vostre scelte sono scellerate sin dal primo momento che avete pensato di portare tutto fuori dal comune di Granarolo. Avete fatto, come ho sempre detto, un atto che i cittadini vi avevano votato contro, perciò in quanto riguarda la fusione, voi questo l'avete fatto di fatto, senza chiederlo più ai cittadini. Questo è il mio parere. Glielo ripeterò ogni qualvolta c'è l'occasione che si parli di questo. In questo caso, diciamo, ne abbiamo ben donde di parlare di questa situazione, visto che l'avete portato via
anche state portando via nel giro di qualche giorno, ma in maniera strana, perché tutto deciso addirittura negli ultimi momenti. Adesso voi il giorno 30 portate in consiglio un passaggio che neanche i familiari della casa di riposo conoscono. Ancora non è stato neanche in grado di incontrare i familiari della casa di riposo. Perciò stiamo facendo tutto quanto un po' in camuffa. State. Ho già finito. Facoltà di risposta al sindaco. L'audio, Sandro. Quando dico che il testo è scritto in italiano e mi sembra anche molto chiaro, è perché stiamo parlando del trasferimento delle quote dell'ASP e lei mi chiede se ci sono altre cose che vengono trasferite all'Unione. In questa delibera c'è scritto il trasferimento delle quote dell'ASP, non c'è scritto delle altre cose, quindi è talmente tanto una domanda inerente. Ho solo chiesto se questo bilancio consolidato, noi non vedremo più nulla. Il bilancio consolidato è scritto qua, a far tempo, da tale data, tutti gli adempimenti conseguenti alla partecipazione a detto ente, ivi compreso l'approvazione del bilancio consolidato, cioè che non passa più nel nostro comune, e questo bilancio consolidato passa attraverso l'Unione. Ho chiesto questo io, ho criticato anche questo. Lei ha chiesto all'inizio se oltre a questo si passava qualcos'altro all'Unione e quali altri servizi. Parlavo sempre del bilancio consolidato. Però. Lei adesso però, visto che parla di rispetto, lei adesso aspetta un attimo che le torni ad essere data la parola per parlare. In questo momento sto parlando, quindi se mi consente. Peraltro lei ha detto se volete svuotare anche e se trasferite anche tutte le altre società alla cosa, quindi io le ho risposto che questa delibera parla esclusivamente del trasferimento delle quote dell'ASP. Le sono state dette anche qual è la quota di percentuale da parte del comune nella partecipazione all'ASP, punto. Il resto, cioè lei parla di frottole, che noi raccontiamo delle frottole, opinione assolutamente legittima, ma io ovviamente la rispedisco al mittente, perché qua delle frottole non ne sta raccontando nessuno. Si può essere d'accordo o meno sulle cose, ed è assolutamente legittimo che le posizioni possano divergere. Nessuno le nega la possibilità di discutere del bilancio dell'ASP, se vuole discutere del bilancio dell'ASP. Quindi, se lei ritiene di chiedere una commissione nella quale si discute e si chiama il presidente dell'ASP, il direttore dell'ASP, a venire a relazionare sul tema del bilancio dell'ASP, vedrà che nessuno le negherà questa possibilità e nessuno le negherà questa curiosità assolutamente legittima per un consigliere comunale e assolutamente anche importante. Cioè però le segnalo, consigliere, che in tutti questi anni lei non si è mai preoccupato del bilancio dell'ASP. Lei non si è mai preoccupato di capire che cosa c'era nel bilancio consolidato con l'ASP all'interno. Quindi adesso improvvisamente è diventato l'elemento. Bene, le abbiamo fatto scoprire che c'è anche l'ASP e che l'ASP è uno strumento che sul nostro comune ha già dei servizi ed eroga già dei servizi come l'assistenza domiciliare, perché così lei ha chiaro anche il quadro del contenitore con il quale noi stiamo discutendo e ci stiamo misurando, e non è un caso che, essendo proprio il soggetto che gestisce anche il tema dell'assistenza domiciliare, essendo che l'area del welfare l'abbiamo trasferita in Unione, è opportuno che al tempo stesso le quote dell'ASP siano in capo all'Unione. Non c'è nulla di così strano. L'Unione siamo noi, non è che è qualcun altro, non è che è un altro soggetto, è qualcosa di altro da questo punto di vista. Grazie.
Prima di dare la parola un attimo al consigliere Minestrale, ci tenevo comunque a dire che la terza commissione non è stato negato quando è stato chiesto al consigliere. Gli è stato semplicemente detto che l'argomento sarebbe stato oggetto di dibattito a breve, con appunto dei documenti da valutare assieme, e che quindi quella poteva essere il momento più adatto per rispondere anche ai suoi dubbi e le sue domande. Quindi su questo ci tengo a dire che non è stata assolutamente negata la terza commissione, semplicemente è stata posticipata in un momento più adatto e più consono in cui poter rispondere a tutte le sue domande, appunto, e dubbi e perplessità. Tutto qui, e dopo le do appunto la parola al consigliere Minissale. Grazie Presidente, ma non prendiamoci in giro. Lei ha risposto dopo 10 giorni per mail, quando il regolamento dice che lei deve rispondere entro 2 giorni. Di conseguenza io poi ho dovuto scrivere al Presidente del Consiglio per avere delucidazione. Dopodiché mi è stato detto che non aveva documenti ancora, aspettava documenti e robe varie. Di conseguenza, va bene, non me l'avete dati. Avete tirato avanti per arrivare a questa commissione, ma non avete preso neanche in considerazione minimamente le mie domande poste 15 giorni fa, che avevano un valore diverso, perché le domande in commissione servono per avere risposte nel momento che si vengono chieste. Di conseguenza mi è stato rifiutato. Perché quando non viene data vuol dire rifiutata. E poi c'è un discorso che ormai si ripete troppo spesso, quello di non rispettare, i regolamenti. Purtroppo, troppo spesso. Sindaco, io non ho fatto accuse. Io ho fatto delle considerazioni, se lei me le permette, almeno quelle considerazioni me le lasci fare, perché non è che abbiamo tanto spazio. Di conseguenza, almeno quello me le lasci fare. L'ASP, che lei dice che io non ho guardato i bilanci, lei dimentica che l'ASP, io l'ho criticato già da tempo, anche perché le ricordo che l'ASP è in perdita. Noi per ben 2 anni, va bene, abbiamo dovuto, come si può dire, ridare la nostra parte, va bene, perché essendo in perdita, essendo parte, che abbiamo la parte partecipata, abbiamo come soci, ovviamente abbiamo dovuto coprire quella perdita. Perciò di conseguenza puoi andare a vedere gli atti. Io ho votato contro proprio per questo, perché quell'ente non mi sembrava un ente a cui dare fiducia. Tutto qua. Certo non mi potevo aspettare, questo passaggio all'ASP, perché lei non ne ha mai parlato. Lei di questo passaggio all'ASP, mi scuso perché sto andando nell'altro tema, lei non ha mai parlato. È saltato fuori casualmente da un post di qualche settimana fa da internet, e non provi ad andare a prendere il programma, perché il programma suo lo conosco bene. E lo conosco bene. Provi a dire che ce l'aveva in programma quelle 2 righe che diceva, che accennava questo passaggio. Non è proprio così. Comunque, è un discorso probabilmente che riguarda l'ordine del giorno che viene dopo. Però me le lasci fare le considerazioni, sindaco, almeno quelle. Benissimo, solo una cosa. Effettivamente è stata data una risposta in ritardo perché c'è stato un problema via email, ma da qui non si può dire che sia stata negata una commissione. Assolutamente, ne stiamo parlando adesso e siamo in commissione in questo momento. E detto ciò, lascio la parola al sindaco. Ero solo curioso di sapere qual era l'atto a cui lei ha votato contro, il bilancio consolidato, immagino. Perfetto, ha votato contro il bilancio consolidato perché c'era il bilancio dell'ASP in perdita nell'anno del Covid, con i maggiori costi sostenuti per il Covid e che ovviamente non vengono rimborsati tutti dalla regione e dai provvedimenti nazionali delle cose. Quindi non ha chiesto però di approfondire, di discutere, ad esempio,
come mai si era giunti a quella perdita, che era ed è ovviamente una perdita motivata e legata ai maggiori oneri. Cioè, lei ha idea, ad esempio, che dentro, per fare un'analogia, dentro la nostra struttura della casa albergo, oltre ai 145.000 euro che noi ci mettiamo all'anno, per l'anno 2020 e 2021 abbiamo dato un contributo straordinario di ulteriori 130.000 euro per coprire i costi del maggiore, i maggiori costi del Covid. Se lei moltiplica questo tipo di aspetto per tutte le strutture di cui l'ASP dispone in tutta la pianura est, quindi nella Unione Terre di Pianura, Comune di Castenaso, Comune di Budrio, Comune di Molinella e tutta l'Unione Reno-Gagliera, lei si rende conto di quali possono essere i valori economici con i quali un soggetto che gestisce strutture si è trovato a dover fare i conti. No, Sindaco, faccia capire, lei quindi mi sta dicendo che il passaggio all'ASP è dovuto a problemi economici, a spese? No, questo non l'ho mica capito, perché io le ho detto un bilancio consolidato, io non l'ho votato, la motivazione è stata quella, però devo anche ammettere che mi interessava quel tanto, avevamo il 3,50%, credo qualcosa del genere, mi interessava relativamente, ma certamente non potevo immaginare questa scelta scellerata che veniva fatto e mi fermo qui, perché è un discorso che lo affrontiamo nell'ordine del giorno dopo, perciò mi fermo qui, però non confondiamo le due cose, bilancio consolidato, e mi sono accorto che c'era questo ente che era in perdita e ho fatto la mia critica e ho fatto il mio voto. Ovviamente non ero d'accordo ad avere quella partecipata, tutto qua, però non aveva niente a che vedere, non si è mai parlato che oggi all'improvviso si passa la casa di riposo all'ASP, all'improvviso, senza che nessuno sappia niente, nessuno, perché portatemi qualche atto che ci dava elementi su questo, che allora ammetto di essere stato distratto a quel punto. Ho già finito. Sindaco. Sì, e poi concludo, su questo dopo non intervengo più, perché altrimenti continuiamo con questa discussione che è un po' surreale. E io le ho portato un esempio, lei ha parlato di un debito, che di una perdita ingente che ha avuto l'ASP. Io le ho detto che nel nostro piccolo, e non ho parlato di problemi economici o cose di questo genere qua, che questo è un viaggio che si è fatto lei, non l'ho detto io da questo punto di vista qua, quindi cerchi di stare sulle cose che vengono dette, io le ho detto che se faccio il confronto e se ragiono in termini proporzionali, noi per due anni, per il 20 e il 21, alla nostra struttura della casa albergo, quindi alla KDI, alla cooperativa KDI, che gestisce la casa albergo, abbiamo dato oltre i 145.000 euro all'anno di contributo che diamo, abbiamo dato 130.000 euro come contributo straordinario per i maggiori oneri determinati dalla gestione Covid. Lei pensi all'ASP, che ha oltre 10 strutture di questo genere qua su tutto il territorio della pianura, quale può essere l'effetto economico? Questo è quello che io le ho detto. Poi dopo lei si è fatto un viaggio su tutto il resto, ma questo è un altro film. Le ho semplicemente detto la ragione per la quale c'è questa perdita che è stata riscontrata. Poi, in ogni caso, visto che lei ha votato contro perché non era d'accordo di avere l'ASP fra le società del comune, adesso troverà una risposta positiva nel fatto che il comune trasferisse la propria partecipazione dell'ASP nell'ambito dell'Unione. Questo è semplicemente questo. Grazie. Consigliere? No,
non trovo assolutamente positivo il fatto che noi diamo all'Unione, diciamo, parte, la nostra partecipazione. Non lo trovo neanche assolutamente, anche perché quei soldi sono i nostri, e perciò non trovo assolutamente positivo quello di far gestire da altri i nostri, tra virgolette, capitali. Perciò di conseguenza neanche quello. Il passaggio all'Unione, gliel'ho già detto più volte, il passaggio all'Unione io lo trovo veramente una scelta disastrosa. Nel tempo, probabilmente, io spero proprio di sbagliarmi, glielo dico veramente col cuore aperto, cioè io spero di sbagliarmi, ma questa scelta è una scelta che sento come qualcosa di sbagliato, ma evidente, e non riesco a capire come alcuni non si rendono conto di questo. Ovviamente alcuni intendo sindaco e giunta, perché ovviamente lei, sindaco, da solo decide, praticamente non decide tutto. Ovviamente c'è anche la giunta che avrà ovviamente la sua parte di decisione. Quindi non riesco a capire come nessuno si faccia queste domande e nessuno si rende conto che questo passaggio è un passaggio che i cittadini non volevano, però di fatto senza chiedere neanche permesso, perché perlomeno allora l'altra amministrazione ha dovuto chiedere permesso con un referendum, senza chiedere permesso, con un sotterfugio secondo il mio punto di vista, avete creato lo stesso la fusione. Questo è il mio pensiero e le mie considerazioni, e glielo ripeto, me le lasci fare le mie considerazioni ed ho finito, perché sennò entriamo, quasi sempre ci vogliamo nell'altro ordine del giorno. Grazie. Bene, direi che se sono finite le controrisposte, possiamo partire veramente col secondo punto all'ordine del giorno. Quindi la gestione del servizio centro integrato Aziani, conferimento ad ASP Pianura Est. Lascio anche qui la parola poi alla vice sindaca Bertagnoni. Sì, anche in questo caso magari se Stefania, la dottoressa Raffini fa un'introduzione più tecnica, dopo intervengo, insomma. Benissimo. Grazie. Allora, il Comune di Granarolo, come ben sapete, dispone di un centro integrato anziani, centro integrato che è autorizzato al funzionamento per 28 posti. Il Comune di Granarolo tiene anche una quota di partecipazione in ASP, che è il soggetto che anche nel piano di riordino territoriale è definito dalla Regione Emilia-Romagna, è il soggetto deputato alla gestione di servizi. Poiché attualmente il centro integrato anziani del Comune di Granarolo è gestito dalla cooperativa KDI con un contratto in scadenza al 31/12/2022, vista la possibilità e anzi l'indirizzo appunto far gestire ad ASP i servizi rivolti agli anziani in modo particolare, e la scelta, la proposta è quella di trasferire la gestione del servizio del centro integrato anziani ad ASP, che subentrerà quindi dal 1 gennaio del 2023, una volta scaduto il contratto attualmente in essere con la cooperativa KDI. Sono stata molto sintetica, però credo di aver dato gli elementi necessari. Se serve qualche altro dettaglio, sono assolutamente disponibile per rispondere. Grazie. Vice Sindaco? Sì, grazie. Grazie alla dottoressa Raffini. Il centro anziani, la casa protetta, insomma, nel centro di Granarolo dell'Emilia è un fiore all'occhiello del comune. Il comune ci ha sempre tenuto tantissimo e continua a tenerci
e a giudicare quella, quella struttura, quel progetto, quella localizzazione, insomma, nel suo insieme con tante criticità, elemento fondamentale per la nostra amministrazione. È già in campagna elettorale, già nel nostro programma elettorale, proprio perché consapevoli del fatto che le concessioni a soggetti privati, perché in fondo, cioè non in fondo, attualmente quella è una gestione completamente privata, dove il comune non ha, cede completamente l'organizzazione, il regolamento, cioè tutto quello, le spese, tutto quello che riguarda questo servizio a un soggetto privato. La gestione di KDI è sempre stata eccellente, siamo tutti contenti, sono gli utenti e su questo insomma un gestore assolutamente affidabile con cui abbiamo rapporti di reciproco rispetto, collaborazione, cioè niente da eccepire. La concessione è in scadenza a fine anno, questo significa che tutte le volte che si verificano scadenze, perché è tanto tempo che la gestione KDI, io ricordo anche dalla passata amministrazione che tutte le volte che c'era poi da ripensare, ricollocare insomma la gestione di quella struttura con un soggetto privato, con una gara, un bando di gara, l'incertezza è sempre alta e tutte le volte c'era sempre il problema, anche perché lei prima parlava di ASP in perdita, anche quella è una struttura che possiamo dire in perdita, fra virgolette, nel senso che il comune investe da anni molto denaro in quella struttura proprio perché ci tiene, proprio perché ha senso quel progetto nel cuore di Granarolo. E ribadisco, è un fiore all'occhiello dell'amministrazione da sempre, però è una struttura piccolina che è il suo pro ma anche il suo contro, perché chiaramente sul piano gestionale non è sostenibile con le sole rette. Quindi il comune, proprio perché ci tiene, ha sempre investito in quella struttura. Il progetto e l'idea di pensare, già nel programma elettorale ne parlavamo, a una gestione di ASP ha proprio questo obiettivo, quello di intanto dare stabilità definitiva quella struttura, nel senso che non andiamo a un bando di gara che poi negli anni può mutare, cambiare gestione, può anche succedere che venga un gestore da altri territori, insomma lo sappiamo, abbiamo già dei servizi che hanno avuto questo problema, quindi ovviamente la gara poi viene vinta da chi, insomma non è che noi possiamo determinare, no, l'esito della gara. Quindi portarlo nell'alveo di ASP, che è già un servizio all'interno del quale noi siamo soci, poi adesso sarà socio l'Unione, però l'Unione siamo noi. Adesso io capisco che però questo è il concetto, vabbè, mi sale, come dire, sarà un matrimonio che a lei, come diceva insomma prima il sindaco, non piace, però così è, insomma, quindi l'Unione siamo noi. E portarlo nell'alveo comunque di un soggetto pubblico nel quale noi abbiamo un controllo, perché io all'assemblea dei soci ASP adesso c'è andata l'Unione, però ho partecipato, conosco bene, cioè ho avuto voce in capitolo, ho un controllo, posso determinare, conosco le altre strutture che ci sono, i servizi che ASP ha fatto e che sono sempre stati ottimi anche sul piano gestionale. Negli ultimi due anni effettivamente c'è una sofferenza, ma che è la sofferenza che c'è in tanti altri in tutte le strutture, tanto che anche nella gestione della casa albergo abbiamo dovuto ripianare con un contributo straordinario, proprio perché il periodo Covid sappiamo che ha lasciato degli strascichi e purtroppo questi strascichi sono di lungo periodo. Quindi la gestione che noi andiamo ad assegnare ad ASP intanto ci permette di tenere quella struttura così com'è, aperta nel cuore di Granarolo, con quelle condizioni, che non è fatto scontato, perché è complicato da fare combinare tutti gli elementi per una struttura che è piccolina e che non ha appunto una capacità di tenuta economica importante. La rimettiamo nell'alveo di un controllo comunque pubblico, dove noi abbiamo voce in capitolo, garantiamo l'apertura e la solidità e garantiamo anche una prospettiva anche di più autonomia sul piano economico. Quindi da questo punto di vista credo che la scelta sia assolutamente coerente con l'idea di
venire incontro, sostenere, portare supporto alla popolazione anziana del nostro comune. Peraltro noi abbiamo altri anziani che, non essendo riusciti ad entrare nella nostra casa albergo, sono poi in altre strutture ASP, quindi questo ci consente anche di metterci in rete con altri servizi di ASP stessa e quindi di avere anche una possibilità all'interno del territorio di collocare con più agevolmente, insomma, i nostri anziani che purtroppo non sono più in condizioni di autosufficienza. Quindi su questo piano, insomma, credo che la scelta sia coerente con la nostra idea, che è quella appunto di tutelare le fasce deboli della popolazione, soprattutto la popolazione anziana. Consigliere Minissale, si è prenotato. Grazie Presidente, io le dico subito che ho una serie di domande, perciò certo spero di affrontarle domanda per domanda, non tutte quante, non vorrei fare una confusione. Assessore Bertagnoli, lei ancora ripete, glielo dico subito, più parlate del programma elettorale e più vi date la zappa sui piedi, anche perché questo programma elettorale è nato 3 anni e mezzo fa, ovviamente, e non vedo, se avete questa idea, non vedo la ragione, ma neanche mezza ragione, di non dire nulla, ma neanche adesso, se ne stiamo parlando, è perché dobbiamo andare in consiglio il giorno 30, ciò vuol dire, se si è saputo qualcosa un po' prima, qualche settimana fa, è dovuta probabilmente a un caso, perché un cittadino ha fatto un post su Facebook. Perciò noi non possiamo vivere con quello che sentiamo su Facebook, non è quella una sede istituzionale dove dobbiamo reperire informazioni. Perciò da 3 anni e mezzo che voi volevate fare questo passaggio, ad oggi, che ormai diciamo, io ve la dico un po' così, giusto anche in maniera provocatoria, ve ne liberate, vi liberate di questo peso, secondo il mio punto di vista, cioè ancora oggi non avete neanche avuto il coraggio di parlarne ai familiari. Ma questo non è che parlandone ai familiari risolvete il tutto come già avete previsto di parlare, perché i familiari oggi sono familiari degli ospiti. Ma domani ognuno di noi può essere un familiare di un ospite della casa di riposo. Cioè, di conseguenza, questo era un dovere verso tutti i cittadini. Dovevate dirlo a tutti i cittadini e forse anche a noi, ovviamente, informarci dei vostri passi. Vado con la prima domanda, Presidente. Io chiedo che la precedente assegnazione della gestione del servizio alla cooperativa KDI avvenne con che procedura e in quale anno? Questa è la mia prima domanda. Grazie. Allora, io lascerei magari la risposta a questa prima domanda, relativa alla domanda che ha fatto il consigliere Minissale, poi però lascerei spazio di parola alla consigliera Cecilia Tavoli, che si è prenotata. Chiedo scusa, non ho capito con che ordine procediamo. Non ho capito. Io farei la risposta alla prima domanda Ok. del consigliere e poi il suo intervento. Sì, ma aspetto anche alla fine, non è un problema. Bene. Allora, se posso rispondere io, per quanto mi è dato, è una concessione, l'ultima che abbiamo rinnovato è del 2015. Poi dopo io, KDI c'era già, quindi precedentemente onestamente dovrei andare a verificare e controllare. Se questa era la domanda, cioè era il suo interesse. Era importante anche E sapere. comunque volevo anche dirle che questo discorso che lei fa di ASPE, di questo sotterfugio, di questo non c'è nessun segreto, nel senso che
Noi abbiamo sempre dichiarato che questa sarebbe stata, cioè il tornare a una gestione pubblica sarebbe stata una cosa auspicabile nel lungo periodo. Che la convenzione, che la concessione fosse a fine, a scadenza, a fine, dopo diverse proroghe, a fine anno, è dato pubblico, insomma, non è un dato che abbiamo mai tenuto nascosto, quindi non c'è nessun sotterfugio, ecco, semplicemente, insomma, sono processi anche che richiedono tempo, quindi il motivo è semplicemente questo, non è dovuto a chissà quali trame sotterranee, ecco. Anche perché, insomma, in questa fase è stato comunque, questi 2 anni sono stati anni complicati, quindi, insomma, questo anche su, insomma, sa bene che su quella struttura ci sono state molte complessità. Presidente, dici da lei come andare avanti, eh? Io prendo la parola. Piera Davoli vuole fare il suo intervento ora, altrimenti ripasso la parola a lei, Ministrale. Sì, finisca pure, consigliere Ministrale. Grazie, consigliera. Però io intanto la risposta non ce l'ho avuta. Si dice che quello che sa, io ho chiesto qual è stata anche la procedura della gestione, dell'assegnazione alla gestione, e in quale anno. Comunque più di 20 anni sicuramente, perché comunque ci sono c'è un personale che è ancora lì da più di 20 anni, perciò la KDI è lì da più di 20 anni. Se questo perlomeno, ecco, allora date, perché dite no e poi non mi date una risposta? Scusate, io ho fatto una domanda e dopo devo andare a indovinare, datemi la risposta. Assessore Bertolini. No, guardi, non è che la risposta è che non funziona così. Normalmente quando c'è un passaggio da una gestione all'altra in un appalto, spesso il personale viene, passa, quindi non è detto che perché il personale via tanto tempo, peraltro c'è anche una nostra dipendente, quindi non, questo discorso sul personale non, sì, non è detto, non prova niente, insomma, non è... Cioè, non so, poi non so dove vuole arrivare, cosa vuole arrivare a dire, ecco, non la seguo, faccio fatica. Solo avere delle informazioni che non ho avuto e quindi arrivare a quello. Mi sembra però, che lei le abbia avute, però, scusi. Però, assessore, no. Lei stessa mi sta dicendo che negli anni c'è stato qualche passaggio, cosa che non mi sa dire quando, come, però a me interessa poco. Vuol dire che negli anni... Negli anni no, nel senso che è tanto che c'è quella gestione. Cioè, tanto che c'è quella gestione e 20 anni, alcune persone che lavorano lì da più di 20 anni, probabilmente qualche anno sarà stato rinnovato. Io chiedevo appunto la procedura dell'assegnazione per capire se già prima, negli anni, è stato fatto l'assegnazione, diciamo, a un altro... a un'altra cooperativa o alla stessa cooperativa, giusto per capire per quale motivo noi andiamo a tra virgolette mandare a casa una cooperativa che è lì da tantissimi anni, e di conseguenza mi sembra che mandate a casa anche i lavoratori, cioè le persone che fanno parte di quella cooperativa, e perciò questo, secondo il mio punto di vista, è un errore madornale, ecco questo. Però, insomma, se il sindaco ha chiesto la parola, probabilmente lui ha qualche risposta più certa sulla mia domanda. Sindaco? Sì, ho qualche risposta più certa alla sua domanda, perché io 20 anni fa c'ero, e 20 anni fa la Casa Albergo non era gestita dalla KDI. 20 anni fa la Casa Albergo era gestita direttamente dall'amministrazione comunale, con una gestione di personale dipendente dell'amministrazione comunale, con una gestione di alcuni servizi affidati alla cooperativa Ida Poli, che gestiva all'interno della struttura della casa albergo o della casa di riposo per vecchi lavoratori, perché questa è la definizione storica di quel luogo,
di quel contenitore, di quella struttura, i servizi erano gestiti appunto in collaborazione con la cooperativa Ida Poli, ma attraverso una gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale. Avevamo un direttore della struttura, che era un direttore a contratto, era un direttore con un incarico di carattere professionale. Poi, nel corso del mandato 2004 e 2009, adesso non mi ricordo esattamente l'anno perché bisogna essere precisi nelle cose, quindi bisogna andare a prendere fuori i documenti, l'amministrazione comunale fece una scelta precisa allora di conferire in concessione la gestione della struttura. E la concessione, la concessione fu affidata attraverso una gara pubblica, una gara ad evidenza pubblica, gestita dall'amministrazione comunale e dagli loro uffici e dal settore welfare dell'amministrazione comunale. E la cooperativa KDI si aggiudicò la gestione della struttura attraverso un contratto di concessione. Un contratto di concessione che, per essere chiari e concreti, prevede esclusivamente che l'amministrazione comunale metta a disposizione i locali, mette a disposizione una quantità di risorse all'anno, ma non entra e non può entrare nel merito della gestione. Tant'è che l'organizzazione del personale all'interno è una funzione ed è un compito da parte della cooperativa che gestisce la struttura, e le modalità e i piani di intervento che vengono fatti sono esclusivamente a cura e nella responsabilità della cooperativa che ha la concessione. L'amministrazione comunale è un soggetto che ha dato in gestione la struttura. Gestione degli ingressi non avviene attraverso l'amministrazione comunale, avviene attraverso o nei posti che sono accreditati, perché nel frattempo si accreditarono 5 posti, riducendo il numero dei posti da 30 a 28, e quindi quelli che sono oggi i posti 28, 23 posti liberi e 5 posti accreditati, con un'operazione nella quale i 5 posti accreditati sono vengono assegnati sulla base della graduatoria che il distretto sanitario predispone attraverso i propri uffici, e i 23 posti liberi invece vengono gestiti direttamente con gli ingressi da parte della cooperativa KDI oggi. Questo è lo stato dell'arte attuale. Lo stato dell'arte attuale deve anche tenere conto di un altro aspetto, perché noi parliamo di una struttura che ci impone una doppia attenzione e una doppia sensibilità. Un'attenzione particolare rispetto alle persone che sono ospitate all'interno della struttura, e quindi a coloro che sono gli utenti della struttura e i loro familiari, che incontreremo nel corso dei prossimi giorni dopo che avremo assunto gli atti, e altrettanta attenzione che deve essere posta riguarda le persone che vi lavorano all'interno. Non a caso in questi giorni, parallelamente al lavoro che stiamo facendo dal punto di vista istituzionale e degli atti, abbiamo aperto quelle che sono le normali attività di relazione di carattere sindacale finalizzate a garantire il posto di lavoro per il personale che attualmente lavora all'interno della struttura, il livello più alto possibile della continuità di quel personale, fatto salvo anche le valutazioni e le considerazioni che ognuno fa. Passiamo da una struttura cooperativa privata ad una gestione pubblica, perché di questo stiamo parlando. Il comune ritorna con una gestione pubblica della struttura attraverso una società, un'azienda pubblica da lui partecipata, attraverso o direttamente o attraverso l'unione,
che poi è sempre il comune, che poi è sempre, non è previsto il passaggio diretto del personale come avviene fra le cooperative quando c'è il cambio delle cooperative, e quindi come tale ovviamente c'è una fase e una modalità per trovare le forme e i modi, ma non è questo il luogo della discussione, del confronto, perché sono i tavoli di carattere sindacale che affrontano quella parte per garantire la maggiore tutela possibile per i lavoratori e garantire anche l'interesse che noi, come comune, come amministrazione comunale, come Unione Terre di Pianura, ma anche, voglio dirla in questa maniera, anche come ASP, abbiamo l'interesse ad avere la continuità di quel personale che attualmente all'interno sta lavorando. E quindi chiuderemo tutta questa vicenda con un'intesa che consente di poter impiegare tutte le persone che desidereranno passare all'interno della struttura. Quindi c'è un lavoro che va in questa direzione. L'altra cosa, anche qua, usiamo dei linguaggi istituzionali, però non usiamo le battute da bar. Non è che noi mandiamo a casa la cooperativa. Cioè, è un contratto che è stato più volte prorogato. È un contratto che oggi non ha più la possibilità di essere prorogato. Faremmo un atto illegittimo. Illegittimo, caro consigliere. Quando lei diventerà sindaco, vincerà le elezioni e diventerà sindaco, si renderà conto anche di quelle che sono le responsabilità che gravano su ognuno di noi, che gravano su chi ha la funzione di sindaco, ma che gravano anche sulle persone come la dottoressa Raffini, che ha anche il peso, l'onere e anche l'onore di guidare la struttura del welfare e di avere la responsabilità nell'ambito dell'Unione di firmare degli atti, e di firmare degli atti anche per il comune di Granarolo da questo punto di vista. E una proroga ulteriore di quel contratto sarebbe stata una proroga che, mandata e deferita alla Corte dei Conti, ci avrebbe condannato al danno erariale, perché avremmo commesso un danno, perché avremmo continuato illegittimamente, anche con un provvedimento che non sarebbe in questo caso solo ed esclusivamente di carattere economico-finanziario della Corte dei Conti, ma che ha anche una valenza di carattere penale. Ma di questo non glielo dico io, di questo glielo può dire tranquillamente la cooperativa KDI, che per prima è consapevole del fatto che non poteva rischiare e non aveva nessuna intenzione e rischio di rischiare, di mettere in cattiva luce la propria immagine e il proprio marchio aziendale, un marchio che si è costruito con anni di lavoro e con anni anche di grande affermazione sul terreno dei servizi alle persone. E quindi non poteva permettersi un'operazione di questo genere. Quindi che noi mandiamo a casa è un'affermazione che va benissimo al bar, ma non si attiene alla conoscenza delle cose che è doverosa per chi affronta queste questioni e chi si misura con queste questioni. E quindi noi avevamo di fronte due opzioni: fare una gara, nella quale, per inciso, le faccio presente che la cooperativa KDI ci aveva già espresso da tempo, da qualche mese a questa parte, la sua difficile disponibilità a partecipare ad una gara. Perché questa è una struttura piccola, di dimensioni sicuramente molto umane dal punto di vista del dimensionamento, perché sono 28-30 persone, una dimensione nella quale il rapporto e la relazione con l'ospite, con i propri familiari, è sicuramente una dimensione molto vicina, quindi ha massimi pregi, ma è una dimensione che comporta una onerosità per chi la gestisce particolarmente elevata. E KDI di questo ne è estremamente consapevole, tant'è che KDI ci ha sempre fatto presente in tutti questi anni che anche con il contributo economico che noi gli versiamo tutti gli anni, in aggiunta alle rette che gli ospiti e i familiari pagano, KDI
chiudeva questa struttura con un deficit nella gestione. E quindi ci aveva già esposto in maniera molto precisa e molto attenta da questo punto di vista la propria la indisponibilità a partecipare ad una gara. Quindi noi avevamo due soluzioni davanti: una gara per una nuova concessione con una nuova gestione ancora in capo al privato, nella quale il comune continuava a non avere nessun tipo di decisione, di potere di intervento nell'ambito della conduzione, di fronte all'incertezza anche del soggetto che poteva venire, che poteva essere un soggetto molto migliore di quello che non ha fatto KDI, ma poteva essere anche un soggetto invece che creava, che poteva creare dei problemi, che poteva creare dei disservizi per i quali, come abbiamo visto anche in altre circostanze, in altri contesti, poteva anche crearci qualche problema da questo punto di vista. Oppure passare ad una gestione pubblica che ci garantisce di più, ci tutela molto di più e riafferma il ruolo pubblico nostro nella gestione della struttura, come lo era un tempo, con forme e modalità oggi diverse, ma che consente di riappropriare al pubblico la possibilità di poter gestire. Quindi in questo contesto l'affidamento ad ASP, che è nelle forme e nelle modalità che abbiamo esercitato, assolutamente legittimo. Le faccio presente che la struttura del comune di Granarolo assieme a quella del comune di Molinella sono le uniche due strutture che in tutti i comuni di Terre di Pianura, Reno Gagliera, Castenaso, Molinella e Budrio sono le uniche due strutture di proprietà pubblica che non sono gestite dall'ASP. Dal 1° di gennaio del 2023, se il Consiglio Comunale di Granarolo approverà questa delibera, anche Granarolo sarà gestita da ASP e anche Molinella sta andando nella stessa direzione, e quindi anche Molinella, che sta facendo gli atti anche loro in questo periodo, passerà nella gestione di ASP, e quindi ci sarà un totale controllo pubblico di queste strutture da questo punto di vista. Questo è l'elemento su cui noi dobbiamo lavorare, su cui noi dobbiamo ragionare. Le ripeto, la gestione parte con una concessione fatta attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica, assegnato a KDI a suo tempo in quegli anni che le ho detto, che nel tempo, attraverso quelle che sono le forme e le modalità contrattuali previste, è stato rinnovato. Poi siamo arrivati ad un punto nel quale abbiamo cominciato a fare delle proroghe. Siamo entrati nel periodo del Covid, ulteriori proroghe perché non era possibile poter fare l'operazione, ulteriori proroghe perché c'era il tema dell'accreditamento e c'era il tema anche del giungere alla conclusione del periodo dell'accreditamento, tutto quanto. Oggi questa condizione non è più possibile, materiale, cioè non è che è un'operazione che è nella nostra disponibilità. Se lei si vuole assumere la responsabilità, sa cosa facciamo? Lei se la vuole assumere la responsabilità di fare questo atto? Io le affido una delega formale come consigliere comunale, la nomino in giunta, le affido questa delega, gli atti li firma lei e se la prende lei la responsabilità, se la prende. Grazie. Allora, abbiamo due prenotazioni, il consigliere Minissale e l'assessore Bertagnoni. Mi dica lei, consigliere, era il primo, vuole sentire la risposta? Velocissimamente, io non è che debba fare un gran intervento, scusi consigliera. Posso, Minissale, che mi metto in coda a quello che diceva adesso il sindaco, giusto per coronare con le date precise, visto che lei ci tiene molto. Nel 2008 è la prima concessione, poi dopo nel 2010 c'è l'abbassamento dei posti da 30 a 28 e negli ultimi due anni, come diceva il sindaco, ci sono state una serie di proroghe dovute al Covid, quindi con questa finalità che ci ha consentito di prorogare per altri due anni, insomma in questi ultimi due anni. Sottolineo comunque, come dicevo all'inizio, che i rapporti di collaborazione con KDI sono ottimi. Il sindaco, insomma, prima evidenziava la
la professionalità e l'etica, insomma, di questo soggetto, di questa cooperativa sociale, e sta anche assolutamente collaborando con ASPE, con la quale peraltro ha già delle collaborazioni anche a livello distrettuale su altri servizi, quindi sta collaborando assolutamente per un passaggio che sia il più possibile accompagnato, insomma, e collaborativo, ecco, quindi su questo piano mi unisco a quello che diceva il sindaco. Grazie, scusate. Consigliere Ministrale. Grazie. Comunque la mia critica rimane, perché la mia critica principale, e l'ho già detta e la ripeterò, è che tutto l'avete tenuto in sordina, e non c'è altri documenti che sono passati attraverso le sedi istituzionali o al di fuori, insomma, solitamente nelle dirette o altro, insomma, che il sindaco solito fa. Io però, sindaco, io l'ho detto all'inizio, che ho una serie di domande. Se lei ad ogni domanda fa un monologo di tutta la situazione, a me sta anche bene, però lo dico che ho una serie di domande, perciò, insomma, ha tempo per dire le sue ragioni, però non riuscirà mai a dire per quale motivo l'avete tenuto in sordina per così tanto tempo. Mi riferisco a quello che ha detto, ma 20 anni fa, allora 20 anni fa si riusciva a gestire come comune, ok? Oggi no. Il passaggio che lei dice non è possibile, l'abbiamo già più volte prorogato con la CADIAI, è vero, probabilmente c'è qualche legge che lo vieta, non la conosco, sono onesto, ma noi abbiamo avuto un episodio nelle scuole Girasole, dove abbiamo cambiato la cooperativa. C'era una cooperativa, è andata via, l'abbiamo mandata via, adesso non importa, è arrivata un'altra cooperativa, e tutti i dipendenti, tutti i lavoratori della prima cooperativa sono rimasti. Quello sicuramente è stato un passaggio dolce per chi va in quelle scuole, per i genitori, per i bambini, e ovviamente penso anche per noi stessi. Questo passaggio all'ASP è una cosa completamente diversa, anche se volete farcela passare come una cosa positiva, che non lo è, non lo è affatto. Primo, perché comunque noi non avremmo più voci in capitolo, e poi perché comunque noi diamo in mano a un ente una struttura che è una struttura funzionale, come lo dite voi più volte, e lo ripeto anch'io, va bene, e perciò non può essere un passaggio dolce, è un passaggio che probabilmente quelli che pagheranno di più sono le persone fragili, cioè gli ospiti di quella struttura, che praticamente si ripercuote anche sulle famiglie, perché se mi soffre un genitore, io figlio soffro assieme al genitore, cioè di conseguenza, secondo il mio punto di vista, la critica rimarrà, perché comunque avete fatto un atto che, secondo il mio punto di vista, un atto che vi verrà detto da me sempre. Avete lavorato in sordina, stranamente siete riusciti fino alla fine, perché, cioè, voglio dire, domani già quella struttura andrà via, domani c'è poco da fare, perché lei parla di voto, se votano in consiglio, ma certo che votano, è normale che votano, non si è mai visto che i consiglieri di maggioranza abbiano letto le carte, nel senso che abbiano avuto un loro parere sulle carte, o perlomeno o votare contro quello che la giunta e il sindaco dice, non si è mai visto. Questo è il mio secondo mandato, non l'ho visto e non lo vedrò neanche il giorno 30, che qualcuno sarà, diciamo, in disaccordo con quello che si è deciso, anche perché penso che probabilmente, almeno spero per voi, che almeno ai vostri consiglieri di maggioranza qualcosina gliel'avete detto prima, perché se no, io, se fossi io consiglio di maggioranza, cioè non vi voterei, ma me ne andrei anche dalla maggioranza, se questo atteggiamento fosse tenuto anche nei confronti della maggioranza, ma questo se la vedranno loro, ognuno se la vedrà con la propria coscienza.
In parte però, Sindaco, qualcosa me l'ha detto, perché avevo un'altra domanda, che era quella che nello specifico volevo sapere il criterio che ha determinato, diciamo, l'attuale affidamento all'ASP. Cioè, chiedevo appunto se era un criterio economico o altro. Se vuole faccio la battuta da bar, per me è un criterio più politico. Gliela faccio così, è contento e può accusarmi da battutone da bar. Però io invece la domanda gliela faccio e vorrei capire qual è stato il criterio di questa scelta. Grazie. Sindaco. Allora, prima di tutto le chiederei di avere rispetto per i consiglieri comunali, che siano di maggioranza o di opposizione. Dire che non si è mai visto che abbiano letto i documenti è un'affermazione puramente, come dire, gratuita da questo punto di vista, perché che cosa lei sa se i consiglieri di maggioranza hanno letto o meno i documenti? Forse gioverebbe ricordarle che lei dopo 8 anni e passa di consiglio comunale non ha ancora capito bene quali sono le differenze di ruoli fra la maggioranza e l'opposizione. Noi con i consiglieri di maggioranza abbiamo discusso di questo argomento, certo che abbiamo discusso, certo che ci siamo confrontati, certo che siamo entrati nel merito, come facciamo su tutte le questioni, caro consigliere Minisale, cosa che ovviamente a lei invece, che è minoranza, noi non è che dobbiamo metterci a discutere con lei di questa cosa qua in questo modo, discutiamo sugli atti con lei e discutiamo come stiamo facendo ora nel rapporto corretto fra maggioranza e minoranza. I consiglieri di maggioranza partecipano alla definizione di quella che è la scelta e partecipano attivamente con il loro contributo a quella che è la scelta finale a cui noi oggi siamo giunti. Quella scelta che è stata fatta sulla base, qual è il criterio? Il criterio è quello di un affidamento diretto ad un'azienda partecipata, ad un'azienda pubblica partecipata dall'amministrazione comunale, che è l'ASP. Non esistono altri criteri, non ci sono altri criteri che politici, economici, finanziari, tutte queste cose qua. È un criterio molto semplice. La legge consente di poter fare l'affidamento con questa forma e con questa modalità. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Grazie. Sì, prima di dare la parola al consigliere Minisale, ci tengo a dire che ormai dopo 3 anni e mezzo le continui attacchi da parte del consigliere comunale. Mi lasci però, perché il sindaco non ha detto quello che non ha ripetuto quello che ho detto io. Mi lasci, perché capisco quello che lei sta per dire, però sì. Vedrà che io ho detto diversamente. Comunque, prego. Io ho detto diverse volte questo tipo di affermazioni personalmente. E sinceramente, come ha detto giustamente il sindaco, ci deve essere un'altra comunicazione tra maggioranza e minoranza. Confermo anch'io, in quanto consigliere di maggioranza, che le discussioni ci sono state all'interno della maggioranza e delle forze politiche che la sostengono, come giusto che sia e come deve essere. Quindi il tutto è stato regolare e i consiglieri hanno avuto modo di leggere le carte, poi anche come lei, una volta ricevute. Con questo le lascio la parola. Grazie Presidente. Io ho detto che probabilmente i consiglieri di maggioranza non leggono tutti gli atti, perché il vantaggio è proprio questo, quello che lo affrontate e vi spiegano le carte prima, come mi state, diciamo, affermando adesso. Ho invece affermato che la maggioranza, nei miei 8 anni, non ho mai visto votare contro, diciamo, la decisione della maggioranza. Volevo soltanto precisare, diciamo, questo. Poi se eventualmente mi lasciate la parola, posso anche andare avanti. Sì, per me non c'è problema, assolutamente. Non vedo nessun'altra mano alzata, a parte, scusi, la consigliera D'Avoli. Io non so se... Ok, perfetto. Allora lascio la parola alla consigliera che aveva la mano abbassata, ma si era prenotata da prima.
Sì, in parte il sindaco ha, secondo me, spiegato la questione contestualizzandola un po' meglio. Allora, vabbè, parto dal fondo perché così confermo che io penso dalla prima riunione forse abbiamo iniziato a parlare del centro integrato anziani e credo che anche il sindaco e l'assessore Bertagnoni abbiano avuto anche molta pazienza con noi consiglieri perché io penso che ce l'abbiano dovuto rispiegare almeno 5 volte. Come funzionava e qual era la partita in gioco. Ammetto anche che all'inizio la scelta dell'ASP non era una scelta già data. Abbiamo tenuto aperto tutte le opzioni. La prima cosa da dire, però, secondo me, è proprio quella che la proroga non si poteva fare e da qui, secondo me, dovevamo partire nella descrizione di questa di quest'operazione. Mi permetto una piccola divagazione, non vuole essere polemica, però di metodo. È chiaro che se di questi argomenti si tratta sui giornali dando per scontate delle informazioni che non si hanno ancora ottenuto, poi dopo probabilmente viene rovesciato appunto l'ordine delle cose, si parte dal fondo e tutto è molto confuso. Non è appunto per fare polemica, però a me ha dispiaciuto molto leggere che aveva chiesto una commissione, consigliere Minissale, poi immediatamente dopo, prima adesso io mi perdo con le giornate, però insomma, poi c'è stato un articolo sul giornale che secondo me ha creato solo un po' di timore nella popolazione, perché giustamente siamo tutti molto legati a questo centro integrato. La scelta che abbiamo fatto, secondo me, va assolutamente nella direzione di riportarci in casa il centro e non di liberarcene. E io devo dire che quando ASP ha accolto questa iniziativa, insomma, e ha dimostrato l'interesse. Io personalmente, che insomma di servizi sociali mi occupo almeno da 28 anni, ho tirato un sospiro di sollievo perché ero molto, molto preoccupata. Questa è una struttura in perdita. Allora, la prima domanda da farsi era: ma poteva andare avanti così? No. Cioè, sinceramente, così com'era, poi ovviamente insomma, non possiamo giurarlo, però così com'è una struttura così piccola non sarebbe stata sostenibile. Allora, il fatto che ASP se ne faccia, diciamo, anche carico, per noi è una grandissima opportunità di tenerla aperta intanto, non era assolutamente scontato, quindi io sono molto grata all'amministrazione e all'ASP che è andata in questa direzione. L'ASP ha molta competenza e in questo ci tengo a dirlo, sono bravissime le cooperative, CADIAI sappiamo che è un colosso a Bologna, però il rischio che subentrasse una cooperativa anche non del territorio c'è sempre e mi fa piacere che lei, consigliere, abbia riconosciuto il grossissimo lavoro sotterraneo che è stato fatto per non far perdere a nessuno degli educatori che lavoravano nel nido, che, insomma, che è stato fatto un grossissimo lavoro per non far perdere il lavoro a nessuno, ma questo è un lavoro che è stato fatto, che non è caduto dal cielo, perché la cooperativa subentrata poteva benissimo entrare con del proprio personale e così potrebbe succedere anche per il centro integrato. Il vantaggio, e chiudo, della gestione ASP, che ribadisco è una scelta di ritirarci in casa perché è una azienda pubblica, è nostra l'ASP, abbiamo appunto le nostre quote, l'atto precedente era un atto dovuto proprio in tal senso. È una scelta anche, secondo me, lungimirante, perché quello che è capace di fare ASP, visto che lavora su tutto il territorio della pianura,
è di capire anche il bisogno che hanno le famiglie, che non è un bisogno chiaramente semplicemente di oggi e del comune di Granarolo, ma è un bisogno che guarda in prospettiva. Allora, oggi c'è il centro integrato organizzato così. Può darsi che fra qualche anno non sia più sostenibile, la domanda cambi, e l'ASP ha molta più capacità di una cooperativa di interloquire, ad esempio, con la regione, di conoscere in anticipo, subito, insomma, tutte le indicazioni legislative che arrivano, per esempio, relative all'accreditamento, all'autorizzazione al funzionamento, queste cose. Quindi, veramente, cadiamo in piedi, io credo si debba solo ringraziare. Capisco il suo sconcerto per il fatto di non averne saputo niente prima. Finalmente, per fortuna, almeno di qualche cosa siamo riusciti a non spargere voci ancora incerte, ed è il motivo per cui non è stato fatto ancora l'incontro con le famiglie. Cioè, l'incontro con le famiglie si fa quando si hanno le cose, i dati certi, non si possono andare a dire delle cose ancora dubbie ai familiari, che sono giustamente in ansia. Quindi si è lavorato secondo me con molta attenzione, e quindi io, insomma, sono completamente convinta che sia la scelta migliore, e spero anzi che ASP ci aiuti appunto a capire se è bene continuare su questa strada con questa tipologia di centro integrato, o se in futuro, chissà, non sia opportuno invece aprire un centro sperimentale di altro tipo, ovviamente per dare le risposte migliori possibili, insomma, alla nostra cittadinanza. Ecco, chiudo. Grazie. Grazie Cecilia. Lascio la parola al consigliere Minissale, che vedo che si è prenotato. Grazie Presidente. No, scusi, consigliera Cecilia, consigliera Davoli. Quale carico si fa l'ASP? E quando va in perdita paghiamo. Dov'è questo carico? Il carico dell'ASP non è un carico, anche perché poi non abbiamo voce in capitolo neanche per controllare come opera all'interno. I regolamenti dell'ASP sono molto diversi da quello che abbiamo oggi in CADIAI. Poi ovviamente grazie, la ringrazio, che capisce la mia perplessità del fatto che non abbiamo saputo nulla fino a quando non avete già fatto i fatti, perché il problema è che avete già fatto i fatti, qui ci avete portato della roba che è già fatta, decisa, perciò di conseguenza quel passaggio in consiglio che io critico è un passaggio che ha un senso così, tanto per passaggio istituzionale, ma tutto deciso, visto che lei stessa ammette che ne avete discusso tanto, che vi hanno spiegato tutto stranamente, e che io ripeto sempre che non c'è nessun rispetto per le minoranze. Questo è proprio non avere rispetto delle minoranze. Dateci almeno le carte, magari non ci volete spiegare, però dateci le carte, i passaggi che avete fatto, le vostre intenzioni. Ci sono le commissioni apposta, questa commissione esiste già da quando è nato l'amministrazione, di conseguenza potevate venire almeno una volta in questi 3 anni e mezzo, quasi 4, va bene, che comunque venivate a spiegarci le vostre intenzioni, magari non a dirci tutto, perché ovviamente non credo che sia nella vostra nelle vostre indole dire tutto. Di conseguenza io Presidente, se vabbè, il sindaco ha alzato la mano, probabilmente vorrà intervenire, e io poi mi fermo, la richiedo dopo per andare avanti. Grazie. Sindaco, si è prenotato? Microfono chiuso, sindaco. No, è solo per dire quando, perché devo andare ad un appuntamento con l'Istituto Lamazzini, e quindi mi sto spostando e seguirò dal telefonino la serata, quindi consigliere può continuare a fare le domande che più ritiene opportune, proveremo a dare tutte le risposte. Semplicemente vorrei ricordare sempre un aspetto.
le elezioni nel 2019 hanno stabilito chi sta in maggioranza e chi governa e chi sta all'opposizione, e chi sta in maggioranza ha il dovere di amministrare, ha il dovere di fare le attività coerentemente con il programma che ha presentato e con gli obiettivi che ha presentato. Le opposizioni hanno il diritto e il dovere di controllare e di verificare, ma certamente non sono un'attività consociativa nella determinazione delle decisioni e delle scelte sotto questo profilo. D'altra parte, stiamo parlando di strutture che hanno anche dei servizi delicati, di strutture che prevedono delle persone che ci lavorano, oltre che delle persone che ci vivono all'interno. E quindi le azioni vanno meditate e pensate con grandissima, con grandissima sensibilità e anche con grandissima attenzione. Lo vorrei questo ricordarlo, perché il lavoro che stiamo facendo in questi giorni è un lavoro proprio finalizzato, ad esempio, a garantire il personale e a garantire con quella stessa modalità e con quella stessa procedura che abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'operazione del nido, il girasole. Importante relazione che abbiamo costruito e abbiamo fatto, alla pari di quello che stiamo facendo in queste ore e in questi giorni con KDI, con ASP, con le organizzazioni sindacali, per trovare le migliori soluzioni che garantiscono la continuità del personale, che garantiscono, oltre che il posto di lavoro, garantiscono anche la continuità del servizio. Questo è semplicemente questa la cosa che volevo dire. Grazie. Consigliere Minissale, ancora una domanda su questo punto, considerazioni? Certo, grazie Presidente. Ne ho diverse, mi dispiace perché sicuramente insomma vi rubo troppo tempo, molto tempo. Ma io poi, consigliera Davoli, io l'articolo sul giornale riguardava proprio questo, riguardava il fattore che non sapevamo nulla, che tutto all'improvviso insomma riguardava questo. Non credo che ho detto qualcosa di sbagliato. Non è arrivato sul giornale il fattore che non mi è stato dato comunque la commissione, questo glielo posso garantire, però avrei avuto piacere che arrivasse anche là, così le date insomma si potete da soli verificare insomma questo disguido, chiamiamolo disguido, perché in realtà possiamo definirlo un po' così anche. Io, guardate, ci tengo, perché è chiaro che ormai tutti sapete già che sto facendo una raccolta firme, che vi posso assicurare che sto raccogliendo centinaia di firme. E ve lo voglio spiegare, perché è giusto che sicuramente insomma anche la commissione, questa commissione sappia le motivazioni di questa raccolta firme. Cioè, la motivazione principale cioè, per la quale i cittadini in questi giorni firmano i moduli è la seguente. Si chiedono e vorrebbero avere una risposta a questo. Quando un servizio è ottimo, e mi riferisco ovviamente alla casa di riposo, il centro integrato dei servizi per anziani, definito anche casa per vecchi lavoratori, perché smantellarlo? Questa è la domanda che si fanno principalmente io, ma tutti i cittadini che stanno firmando, che leggono le motivazioni e firmano, probabilmente se la stanno facendo tutti i cittadini. Passo ad una prossima domanda. Io chiedo se, oltre alla gestione della casa di riposo, all'ASP ovviamente, verrà dato anche il patrimonio immobiliare, cioè, e se verrà dato, in che maniera verrà dato? Questa è una domanda che molti cittadini mi hanno fatto, e perciò questa io la pongo a voi, che sicuramente ne avete parlato e sapete le cose, mentre noi purtroppo siamo all'oscuro di tutto. Grazie, la domanda l'ho finita. Un attimo solo per dare la risposta, parola al sindaco, se altre domande
se potrebbe farci una carrellata in modo poi da poter dare una risposta a tutte. Se ha altre domande su questi punti. Beh, in realtà, Presidente, sono punti diversi. Non credo che sia il caso di farle tutti quanti in un calderone. Mi scusi. Va bene, per avere poi un'unica risposta del sindaco. No, questa credo, quello che ho fatto adesso, credo che non c'entri molto col resto delle domande. Però, va bene. Lascio allora la parola al sindaco. Il patrimonio rimane del comune e verrà dato in comodato d'uso all'ASP per la gestione del servizio per il periodo in cui avrà la gestione del servizio. Quindi il patrimonio rimane così come oggi, è un patrimonio che era dato in uso a KDI, viene dato in uso all'ASP, la manutenzione ordinaria così come oggi in capo a KDI, domani sarà in capo ad ASP, la manutenzione straordinaria rimane in capo all'amministrazione comunale nell'ambito di quelli che sono i normali rapporti fra il proprietario dell'immobile e il conduttore delle attività. Solo per dire che la migliore risposta alla petizione che lei sta raccogliendo e alla sensibilità che troverà in tanti cittadini, la migliore risposta sarà quando si renderanno conto nel mese di gennaio, di febbraio, di marzo, che la struttura continua ad essere funzionante, continuerà ad essere funzionante con la gran parte del personale che vi sta lavorando oggi, perché ovviamente se poi dopo una persona decide di andare a lavorare da un'altra parte o di rimanere dipendente dell'HDI è liberissimo di poterlo fare, e che quindi non sarà stato smantellato nulla, ma ci sarà assoluta continuità nell'attività. Grazie. Sindaco, scusi, Presidente, scusi, non avevo alzato la mano. Ormai che c'è, può dirmi anche il contratto ovviamente di gestione con l'ASP di quanti anni è stato o sarà firmato? Non abbiamo in questo momento un periodo temporale definito, vero Stefania? È un conferimento ad una nostra azienda. Ovviamente siamo nelle condizioni di poter ritirare nel momento in cui decidiamo di fare diversamente, ma questo, essendo che è una nostra partecipata ed è una nostra azienda, è una gestione che noi ci conferiamo ad una nostra struttura sotto questo profilo. All'infinito? Non ho capito. Cioè, questa struttura e questa gestione la diamo così? Cioè, scusi, però mi faccia capire, però, sindaco, perché poi alla fine, cioè, mi sembra a volte di stare anche su scherzi a parte, guardi. Cioè, io le leggo la delibera che il giorno 30, cioè fra qualche giorno, si va ad approvare di conferire a far data dal 1 gennaio 2023 la gestione centro integrato anziani alle Milano Asp pianura est. Cioè, noi andiamo a votare una delibera che non sappiamo neanche per quanto tempo, in che modo, a parte che non sappiamo nulla, e lei mi conferma che almeno alla maggioranza ha spiegato queste cose, e se la spiegate perché non la riportate nei documenti? Cioè, questo mi sembra veramente, non so, lo dirà il giorno prima, ce lo dica, perché almeno un giorno prima, il 29, andiamo il 30, il 29 ci dite, guarda, così, 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 ci date alcuni documenti, tanto lo fate già, perché solitamente, insomma, i documenti arrivano sempre all'ultimo momento, cioè, non riesco proprio a comprendere, non riesco a comprendere questo modo di agire, guardi, non riesco, no, se deve dare delle risposte io mi fermo, perché ho anche altre domande. No, io non ho su questo tema qua, gli atti che sono oggetto della delibera sono quelli che le abbiamo dato, né più né meno, non ci sono atti che cambiano, che si modificano, che ne arrivano degli altri, sono questi, non so che cosa poterle dire, questo è l'atto che il Consiglio Comunale deve approvare, gli aspetti che riguardano
la gestione riguardano il rapporto e l'attività della Giunta con il Consiglio di Amministrazione di ASP, ed è un aspetto che riguarda gli aspetti gestionali di ASP. Il Consiglio Comunale non entra nel merito dei dettagli gestionali ed operativi, ci mancherebbe altro. Cioè, adesso qua siamo proprio, però mi permetta, siamo agli albori proprio delle cose, se ragioniamo in questi termini. Il Consiglio Comunale non è un organo di gestione, e non è neanche un organo di gestione aziendale, è un organo di indirizzo politico, è un organo. Grazie. No, sindaco, lei, quindi lei mi sta dicendo che il Consiglio Comunale non deve non essere messo a conoscenza degli atti che vengono firmati, portati, fatti, portati a compimento. Io non riesco più a capirla, sa, perché lei secondo me si sta un po' arrampicando sugli specchi, perché a me sembra veramente un assurdo che non riesco proprio a spiegarmelo. Guardi, qui addirittura a primo punto noi tra 3 giorni, 4 giorni, nel 30, dovremmo approvare la bozza di studio di fattibilità predisposto da ASP Pianura Est, trasmesso il 24/10/2022. Cioè noi andiamo ad approvare una bozza, uno studio di fattibilità che non abbiamo neanche visto. Lei non approva nessun studio di fattibilità. Fattibilità è depositato. Lei non approva lo studio di fattibilità, questo è un compito della Giunta. È qua che siamo però nella, non riusciamo a capirci su quella che è la funzione che ha il Consiglio Comunale, il Consigliere Comunale, e quella che è la funzione della Giunta. Cioè, sì, sono due cose totalmente diverse. Dottoressa Raffini, le lascerei la parola. Prego, dottoressa. Scusatemi se ho chiesto la parola, ma solo per precisare. Allora, la delibera che noi andiamo a approvare in Consiglio Comunale prevede appunto il conferimento del servizio all'ASP. All'interno della delibera è specificato che dovranno poi successivamente essere approvati tutta una serie di atti che sono gli atti gestionali, e che sono in particolare il contratto di comodato d'uso, il contratto di servizio, cosa che avviene normalmente per tutti i servizi conferiti ad ASP. Quindi ad esempio anche il servizio di assistenza domiciliare a cui facevamo riferimento prima, nonché tutti gli altri servizi accreditati che ASP gestisce per conto dei comuni del distretto, sono regolati in questo modo. Il conferimento del servizio che viene gestito a livello di consiglio comunale, quindi una delibera del consiglio comunale che definisce il conferimento del servizio. Poi tutta una serie di atti gestionali che vengono fatti in un momento successivo per andare a declinare tutti quelli che poi saranno i rapporti tra i soggetti. Quindi ci sarà un contratto di comodato d'uso, ci sarà un contratto di servizio e potranno esserci altri atti, diciamo, gestionali. Quindi, come diceva il sindaco giustamente, quello che il Consiglio Comunale in questo momento ha chiamato ad approvare è il conferimento del servizio, la definizione dei contratti di servizio, il contratto di comodato d'uso e tutti gli altri atti conseguenti avverranno in un momento successivo. Solo per precisare gli aspetti tecnici. Mi scusi, Presidente, se prendo la parola, perché tanto vedo che comunque non ci sono mani alzate. No, ma perciò mi confermate che il Consiglio non passerà più niente, perché questa è la conferma. Cioè, ovviamente, noi adesso non sappiamo nulla. Passato, ovviamente, che passerà, come ho già detto, perché la maggioranza lo voterà. Il Consiglio, probabilmente neanche le commissioni sapranno un bel niente, anche perché lo dite, perché il bello è che nella delibera, nel punto 3, di rinviare a future deliberazioni della Giunta Comunale l'approvazione del contratto di servizio e degli altri provvedimenti necessari a perfezionare il procedimento di conferimento, cioè decidete dopo. Cioè noi facciamo la votazione e voi poi la Giunta deciderà dopo cosa fare. Perfetto. Io l'ho chiesto perché pensavo che fosse un errore, però invece è proprio quello che avete scritto. Ritenuto pertanto che... Vabbè,
se posso, guarda, niente, ha già chiesto io perché devo passare a un'altra domanda. E intanto mi taccio. Lascio la parola all'assessore Bertagnoni. Sì, no, molto velocissimamente, assolutamente, non capisco quale sia il tema, consigliere, cioè ci sono degli atti che devono passare dal Consiglio e la legge prevede così, la norma prevede questo e degli atti che passano per la Giunta, questo è così per tutta l'azione amministrativa, non riesco a capire quale sia il nodo, se non quello insomma un po' polemico, però vabbè, d'accordo, ci sta, però... È proprio anche la consigliera Davoli che va la manassata, comunque mi scusi, sta la presidente a definire. No, ci mancherebbe. Consigliera Davoli. No, ma solo una domanda, cioè se avessimo fatto una gara e avessimo affidato a una cooperativa, non passava nient'altro dalla commissione e dal consiglio, giusto? Cioè non... facciamo una scelta a monte e poi dopo tutto seguirà il suo corso. Scherzo, se avessimo fatto la gara non passava neanche questo atto dal Consiglio Comunale. La gara l'avrebbe fatta direttamente la Giunta, avrebbe fatto gli atti la Giunta e il responsabile del servizio avrebbe avuto mandato a contrarre una volta fatta la gara, punto. Quindi il Consiglio Comunale non veniva neppure investito, non veniva. E questa è la cosa che è un po' incredibile questa discussione, perché francamente adesso che si voglia attribuire al Consiglio Comunale delle funzioni che non ha è un po' paradossale. Vorrà dire che adesso chiediamo alla segretaria comunale in Consiglio Comunale mercoledì sera di illustrare, di spiegare per bene quelle che sono le funzioni, i compiti del Consiglio Comunale e dei consiglieri, perché se i consiglieri pensano che il Consiglio Comunale debba decidere gli atti gestionali, forse è bene ricominciare da capo tutta l'analisi sul ruolo e sulla funzione del Consiglio Comunale e della Giunta. Beh, sindaco, se a noi devono spiegare come funziona il Consiglio, a voi va spiegato come funzionano le commissioni. Le commissioni servono a questo, a darci delle risposte. Perciò, insomma, se la faccia spiegare anche un po' lei a cosa servono. Sono due ore che siamo qua che le stiamo rispondendo. Bene, criticando non rispondendo. Non vanno bene le risposte che le diamo, non le piacciono, assolutamente legittimo. Questa è la democrazia, caro consigliere. Certo, certo che la democrazia. Me le lasci fare le domande e mi lasci anche fare le mie considerazioni. Se no, cosa ce l'ha dato a fare le commissioni? Presidente, io chiedo se posso andare avanti. Sì, le chiedo di provare a condensare il più possibile le domande, di farci una carrellata di domande affinché possa esserci una risposta unica a tutte le domande. Le chiedo questo sforzo considerando l'orario. Facciamo così, Presidente. Si vede che do troppo fastidio, faccio l'ultima domanda e poi la chiudiamo lì perché tanto poi le risposte in realtà... Siamo arrivati a dire che faccio polemica, perciò grazie vice sindaco a dire a un commissario che fa polemica, la ringrazio moltissimo. Cioè non era arrivato neanche il sindaco a sparare la polemica, però comunque ha detto anche altro. La mia domanda è questa, che è l'ultima che faccio perché mi sembra di andare contro un mulino a vento. Oggi noi abbiamo nella struttura 28... microfono. Chiedo scusa perché si è perso anche la griglia, mi dispiace molto, però vabbè, lasciamo stare. Stavo dicendo che noi oggi diciamo nella struttura abbiamo 28 posti letto, di cui 5 accreditati, cioè 5 persone, fatemi capire, 5 persone che vengono aiutati, giusto? Dal comune, insomma, perché 5 persone che non arrivano a pagare totalmente la retta, probabilmente. Prego, dottoressa, mi illumini su questo, vedo che fa no, perciò mi illumini cosa vuol dire. Certo, no. Se posso, Presidente. Chiedo scusa perché in effetti io voglio capire.
Allora, la differenza tra i posti, diciamo, ordinari e i posti accreditati attiene alla modalità, diciamo, di assegnazione di quei posti alle persone. Quindi, sui posti ordinari sono posti a, mi passi il termine, libero mercato, cioè il cittadino può essere inserito nei posti, diciamo, in maniera libera. Mentre i 5 posti accreditati sono posti che vengono assegnati su una base di una graduatoria distrettuale che devono rispondere a diciamo, criteri definiti da una normativa regionale. Criteri che sono criteri di, anche qui mi passa il termine, di qualità, cioè per poter ottenere dei posti accreditati, questi posti devono rispondere a tutta una serie di standard che sono definiti da una normativa regionale. Quindi la casa residenza anziani, come abbiamo spiegato prima, era nata e aveva un'autorizzazione al funzionamento per 30 posti di carattere ordinario. Successivamente, quando è uscita la normativa sull'accreditamento, si è verificato che all'interno di quella struttura era possibile creare 5 posti accreditati da inserire nel sistema distrettuale dei posti accreditati. E così è stato fatto. Quindi nulla c'entra rispetto alla tariffa che viene versata dagli utenti, nel senso che sono due regimi di struttura diversa, diciamo di assegnazioni diverse. Non so se sono stata sufficientemente Spiegata chiara. benissimo e che sarei veramente grato se mi spiegasse in effetti la differenza, perché faccio fatica a capirla così. Se può dirmela in parole, diciamo, molto veloce, che la chiudiamo qui, la differenza, perché io ho notato che l'ASP in realtà questi 5 posti accreditati non li tiene più. Io ho letto nelle carte così, eventualmente mi dite se ho capito male. E queste 5 persone verranno portati, credo, a Baricella o Altedo. Ecco, chiedo appunto la differenza tra l'accreditati e non, e se è vero che queste 5 persone verranno come trasportati, mandati, non saprei come dirlo, mi verrebbe una battuta un po' troppo pesante, però va bene. Grazie della spiegazione. Sindaco. Sulla differenza risponde la dottoressa Raffini, che sicuramente molto meglio di me è in grado di poter dare la risposta puntuale. Le persone non vengono sbattute, portate o con le definizioni che lei dice da questo punto di vista, a Baricella, ad Altedo, tutte cose che non corrispondono assolutamente alla realtà. Questo è il film che lei si è fatto o che qualcuno le ha raccontato da questo punto di vista. I 5 posti che sono quelli accreditati sono della cooperativa CADIAI. Non sono della struttura della casa di riposo di Granarolo e quindi quei 5 posti rimangono in capo alla cooperativa CADIAI e sono trasferiti i posti, non le persone. I posti vengono trasferiti 4 nuovi posti accreditati nella struttura del Corniolo di, mi pare che si chiami così, di Baricella. E un posto nella struttura di Altedo, ma i posti accreditati, non le persone che attualmente sono all'interno della struttura. Le persone che sono all'interno della struttura, in quei posti, saranno con i loro familiari, avranno un'attività e un lavoro istruttorio fatto dall'ASL nel corso delle prossime settimane per definire con i familiari la soluzione migliore è quella che è più consona allo stato della situazione, come dire, di carattere sanitario, sociale delle persone, il luogo migliore e più adatto, con un'attenzione e una sensibilità che c'è e che l'azienda ASL mette in campo in questa operazione per garantire un luogo ugualmente
adeguato in relazione a quelli che sono i bisogni e le esigenze, con la distanza la più vicina possibile alle famiglie. Quindi non c'è scritto da nessuna parte. Poi, se c'è una persona di varicella fra quelle cinque persone, è chiaro che la destinazione magari potrà essere anche quella di varicella, della struttura di varicella. Così come se c'è una persona di Castenaso, è probabile che possa essere la soluzione migliore quella di Castenaso, o viceversa un altro che viene da un'altra parte. Quindi non c'è nulla di definito in questo senso. Questa sarà una valutazione e una decisione che non compete al Comune di Granarolo, perché il Comune di Granarolo non decide chi sono i cinque che entrano dentro ai posti accreditati, così come ovviamente non decide adesso dov'è che vanno questi. Questo è un lavoro che viene fatto di concerto fra la struttura sociale dell'azienda, i nostri servizi sociali e le famiglie di riferimento di questi utenti, di queste persone. Questo è quello che succede. Quindi oggi dire che vengono trasferiti qua o vengono trasferiti là è una cosa che non corrisponde assolutamente al vero, semplicemente questo. Poi sul resto, invece, sulla differenza in maniera puntuale, su quello che contraddistingue la differenza fra un posto accreditato e un posto libero, ne risponde meglio di me sicuramente la dottoressa Raffini. Dottoressa? Allora, i posti diciamo accreditati sono posti che sono in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi per accedere a questi posti occorre essere diciamo inseriti nella graduatoria distrettuale per l'accesso alle strutture convenzionate. L'accesso a questa graduatoria è determinata da, diciamo, a seguito della valutazione di un'unità di valutazione geriatrica che va a appunto verificare quella che è la situazione complessiva del soggetto interessato e attribuisce a questa situazione complessiva un punteggio che ne determina diciamo, la posizione in graduatoria. Sulla base della posizione in graduatoria e dei posti accreditati che si rendono liberi, è poi possibile l'inserimento di queste persone all'interno di determinate strutture. Inserimento, diciamo, di strutture che si rendono libere vengono proposte a chi in quel momento è in posizione utile in graduatoria e che non necessariamente risiede in quel comune. Diciamo, normalmente si rende disponibile il posto, il primo posto che si libera, insomma, che è disponibile. Diverso discorso è invece per i posti non accreditati che diciamo, prescindono da questo sistema di valutazioni. E quindi diciamo, la differenza tiene proprio a questo. Consigliere Minissale. Grazie Presidente, io... Sì. Diciamo, dopo c'è la consigliera Davoli. Con le domande... No, era, chiedo scusa, era solo una nota su questo, molto pratica. Certo. C'è una differenza sostanziale per le famiglie, che sta nel costo. Cioè i posti accreditati, adesso tagliandola con l'accetta, nei posti accreditati tutta la parte sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, semplifico molto, mentre la famiglia paga il costo alberghiero, diciamo così, il servizio, mentre per quel che riguarda gli altri posti la famiglia in sostanza paga tutto, anche il pezzo sanitario, quindi è chiaro che per le famiglie è molto diverso. Detta così, sembra che se rinunciamo a 5 posti accreditati su Granarolo non facciamo dei vantaggi per la nostra cittadinanza. E questo è un ragionamento che abbiamo fatto in modo approfondito. In realtà è una valutazione che è bene che faccia la ASL, perché se avere 5 posti accreditati in una struttura piccola come la nostra comporta poi tutta una serie di
come si può dire, di cambiamenti strutturali, di spese anche ulteriori, cioè non ci sono forse non c'è forse la situazione ottimale per tenere in essere solo 5 posti accreditati in una struttura. Questa è una valutazione, però, ripeto, che è giusto che faccia la ASL, tanto più che in questi 5 posti difficilmente vanno cittadini tutti di Granarolo, possono venire appunto anche dagli altri comuni perché attingono alla graduatoria distrettuale. Però io capisco la domanda, cioè capisco che il consigliere Minissale si ponga giustamente queste questioni non maneggiando la materia. È una materia molto complessa ed è, ripeto, il motivo per cui io sono sollevata dal fatto che sia ASP a gestirla, perché è una materia che più si va avanti, poi col Covid abbiamo visto, cioè una esponenziale crescita dei costi, se non abbiamo qualcuno con le spalle robuste che gestisca questa roba, nel giro di qualche anno chiude. Quindi io credo che sia veramente una scelta, dobbiamo ripensare alle valutazioni che sono state fatte, consigliere. Grazie Cecilia. Prendo la parola, così chiudo. Sì. Grazie. Beh, allora, intanto voglio far presente che siamo in una commissione e quello che si sta dicendo è verbalizzato. E perciò non mi si dica liberamente che non c'è la parte economica, diciamo, non si può dire, visto che la consigliera Davoli ha detto in parte tutt'altro. Perciò la parte economica esiste per quella parte, diciamo, per questi posti. Ma delle famiglie? Beh, ovvio. Cioè, voglio dire, l'ospite comunque viene da una famiglia. Penso che in questo caso i redditi o altro rientri, perciò ecco che rientra la parte economica della persona. Cioè, posti accreditati, ditemelo chiaro, che non ci saranno a Granarolo. Dico bene, ho letto bene le carte oppure non riesco a leggere neanche due righe dove dice chiaramente che non ci saranno più questi posti accreditati e che questi posti accreditati saranno gestiti, passeranno Corniolo di Baricella e Pertini di Altedo, è scritto nelle carte e perciò non mi sto inventando nulla, ecco, tutto qua. Guardi, vice sindaco e assessore, io chiudo perché effettivamente, diciamo, ormai dovrei ripetermi su tante cose, la chiudo lì anche perché le risposte in linea di massima sono state quasi tutte simili, insomma, specialmente quelle più importanti, dove dico chiaramente che comunque non ci sarà più un atto che il Consiglio dovrà visionare o seguire. Però posso garantire a voi e ai cittadini che comunque Minissale non starà con le mani in mano e cercherà comunque, come ha sempre fatto, di seguire le cose. Voglio dire, dedicherò parte del mio tempo specialmente su queste, io le chiamo sempre persone fragili, voi lo sapete che io le nomino spesso e parlo delle persone fragili e per me le persone fragili sono gli anziani, i disabili, i bambini e ovviamente, cioè, credo che ognuno di noi questa sensibilità ce l'abbia, ecco, probabilmente io non la percepisco molto, ma io spero che ognuno di noi, insomma, ce l'abbiamo. Quello io chiudo con questa, io, da quello che deduco da questa commissione, si evince che ormai il comune non avrà più voce in capitolo sulla struttura e ancora peggio su come verrà gestita la struttura. Noi oggi non sapremo come, perché non abbiamo un contratto, non sappiamo neanche
se la giunta farà degli accordi, insomma non sappiamo cosa succederà domani. Per questo io terrò gli occhi aperti sempre di più su questa struttura. Spero che mi si dia la possibilità, va bene, di esporre intanto quando è possibile nelle commissioni le mie valutazioni e i miei dubbi, e anche chiedo, perché mi spetta, che possa espletare il mio diritto di consigliere. Ringrazio tutti e chiedo scusa perché ovviamente probabilmente ho allungato un po' troppo questa seduta di commissione. Grazie, io ho già finito per stasera. Vice sindaco. No, scusatela, solo che prima il consigliere mi era venuta una specifica, insomma, rispetto a quello che lei diceva sui posti, e quindi mi dispiace, adesso ho già concluso, però giusto per amore di completezza, i posti accreditati sono una graduatoria distrettuale che non vanno ai cittadini di Granarolo, vanno a chi è in lista nel distretto. Quindi sì, è vero quello che lei dice, però in questo modo avremo la possibilità di inserire nella nostra casa di Granarolo i granarolesi, perché avremo possibilità di studiare insieme ad ASP la formula migliore di gestione, perché appunto ribadisco, è una gestione pubblica. Ma va bene, non voglio insistere perché giustamente, come lei ha detto, ne abbiamo già parlato. A posto, niente, lascio la parola al Presidente per le sue conclusioni. Grazie comunque. Grazie. E grazie anche a Stefania, alla dottoressa Raffini, che insomma ci ha accompagnato fino a quest'ora ed è stata assolutamente preziosa per i dettagli tecnici che effettivamente insomma solo lei, o perlomeno insomma, ci accompagnano e ci sostengono nel dettaglio. Grazie. Ringrazio anch'io la dottoressa Raffini, ringrazio ovviamente l'assessore Bertagnoni e il sindaco per tutte le risposte che mi sono state date. Grazie a tutti, comunque saluto già. Buona serata. Benissimo. Buona serata a tutti, non mi resta appunto che unirmi a ringraziamenti. Ringrazio anch'io la dottoressa Raffini e il sindaco e il vice sindaco e tutti i partecipanti a questa commissione. È stata comunque una discussione intensa e ringrazio tutti per le risposte che comunque ci sono stati dati in merito. Detto questo, direi che possiamo salutarci e andare a cena. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti.